Quindi, siamo tutti d'accordo che Phuket è un'isola meravigliosa. Il clima è caldo tutto l'anno, l'isola è circondata da spiagge stupende, la cucina thailandese è deliziosa. Apparentemente sembra anche che tutto costi molto meno rispetto all'Italia. La Thailandia affascina migliaia di persone che dopo averla visitata in vacanza decidono di andarci a vivere. Ma quanto costa effettivamente vivere a Phuket? Sarà poi vero che puoi vivere qui con meno di 500 euro al mese, come dicono alcuni articoli che si trovano online? È giusto che tutti abbiano la possibilità di valutare una vita a Phuket. Dal mio punto di vista è giusto essere più onesti e chiari piuttosto che venditori di fuffa, giusto per ottenere qualche click in più, come spesso si vede sul web. Supponendo che una persona davvero ricca e benestante non abbia bisogno di capire con quale budget minimo può pensare di vivere qui, dato che può permettersi uno stile di vita più o meno flessibile, ho deciso di prendere come esempio una persona normale, che fa un lavoro normale, che non vive in povertà ma nemmeno nel lusso sfrenato. Quella persona sono io. Oh, svegliati! Devi fare il video. Ma adesso... È il video dove vogliono sapere quanto costa vivere qua a Phuket. Dai, andiamo su. Ok, arrivo. Mamma mia. Dai, andiamo su. Vivo a Phuket da 3 anni e qui conduco una vita normale pressoché identica a quella che avevo in Italia, salvo per alcune cose che vedremo più tardi. Oggi sono qua per dirvi quanto spendo esattamente per vivere qui, entrando nei dettagli di affitto, cibo, mezzi di trasporto, sanità e tutto quello che normalmente si paga per vivere. Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Questo video è dedicato a chi sta valutando l'idea di trasferirsi qui e vuole avere un'idea un po' più chiara di quelle che potrebbero essere le spese, i costi fissi che ognuno di noi deve affrontare nel vivere qui. So che l'idea di venire a vivere a Phuket è il sogno di tanti e so anche benissimo che non tutti hanno lo stesso stile di vita, c'è chi riesce ad avere uno stile di vita più contenuto, più semplice, e c'è chi invece ha bisogno di più cose, c'è chi ha una famiglia con figli e chi non ce l'ha, e c'è chi vuole vivere in una zona turistica come a chi non interessa. Quindi questo video non va a elencare tutte le tipologie di stile di vita e posti dove potete andare a vivere, perché altrimenti ragazzi ce ne veniamo fuori l'anno del mai più. Io ho deciso di prendere me stessa come riferimento perché mi reputo una persona normale. Non vivo in una baracca, non vivo in una villona, vivo in una casa normale con mio marito Mua. E tra l'altro l'elenco che sto per andarvi a leggere l'ho fatto ipotizzando di essere da sola, ok? Quindi per esempio l'affitto ve lo dirò per intero, non vi dirò lo smezzo con mio marito e cose così, se no anche lì veramente diventa tutto molto complicato. Quindi voi tenete conto che vivo in una zona che è Chalong, che è una zona che non è particolarmente turistica ma non è neanche una zona troppo remota dell'isola. Da qui in motorino 5 minuti e sei in spiaggia a Kata Beach, per intenderci, ok? E mangio normale e vivo normale, però devo anche dire che ci sono delle cose che non ho e che non uso, e entrerò comunque nel dettaglio dopo. Quindi spero che questo video possa essere una guida, una linea guida per orientarsi, ok, per la questione budget, ovvero quanto mi serve per vivere qua. Vi chiedo scusa, mi sono presa degli appunti, quindi se guardo in basso perdonatemi, però non voglio far confusione con tutte le cose che mi sono scritte. Io vivo in una casetta con 2 camere da letto, una cucina, una sala e un piccolo spazio esterno e pago 13.000 baht al mese. In alternativa alla casa, a Phuket ci sono anche i condo. I condo sono dei piccoli appartamenti in condomini che hanno anche dei bei servizi come la piscina a uso comune, la palestra, e sono ben arredati, e quelli indicativamente hanno un prezzo che varia dai 10.000 ai 14-16.000 baht, ok? E sono molto bellini. Il problema è che non accettano gli animali domestici, quindi io ho 6 gatti e quindi io non saprei come andarci in questi condo. Oltretutto preferiamo avere una casa vera e propria. Una stanza, stando ancora più in budget, una stanza Thai style, quindi magari senza aria condizionata, un po' più semplice, può costarvi anche 5, 6, 7 mila baht in zone ovviamente non turistiche.
un piccolo bungalow qua a Traccialonghera Hawaii può costarvi 8.000 baht al mese, mentre se invece volete una villa con piscina i prezzi vanno da 35.000 baht al mese in su, ok? Quindi come vedete c'è un buon range di prezzi per quanto riguarda gli affitti. Trovare casa qua è relativamente facile, vi posso consigliare tre opzioni. La prima è andare su Facebook Marketplace, dove potete trovare degli annunci di privati che mettono in affitto le case, oppure potete rivolgervi a delle agenzie come per esempio Velta, che è una signora, e dopo vi lascio un link di un articolo che ho scritto dove potete trovare tutti i link di queste cose che vi sto dicendo. Oppure potete direttamente venire qua, magari affittarvi una camera in hotel, un bungalow per una settimana o due e fisicamente andare a cercare casa, quindi guardarvi intorno. E secondo me è anche la cosa migliore, nel senso che è anche bello capire un po' la zona dove si vuole stare, eccetera eccetera. Mi ero dimenticata di dirvi che qua a Phuket vanno anche tanto di moda gli studio apartment. Se sentite nominare studio apartment, lo studio apartment normalmente è un monolocale dove magari hai anche ovviamente il bagno e a volte una cucina a parte, ripeto a volte non hanno la cucina perché la cucina non è fondamentale qua, e lì magari potete anche lì essere sui 10-12 mila, 14 mila baht al mese. Prima di vivere qua a Chelong io vivevo in uno studio apartment a Kata e pagavo 14 mila baht al mese, era molto piccolo ma era molto bello e in più c'era la vista mare, quindi diciamo che il prezzo era onesto. Ok, adesso invece passiamo alle bollette. Per quanto riguarda l'acqua, indicativamente io ricevo una bolletta che va dai 100 ai 140 baht al mese. L'acqua non è potabile, quindi fondamentalmente è l'acqua che usiamo per lavarci e per annaffiare le piante. E l'acqua da bere la compriamo, ma quello lo vediamo dopo. Per quanto riguarda l'elettricità, normalmente abbiamo una bolletta di 1500 baht al mese di media e usiamo l'aria condizionata qualche ora al giorno, tutti i giorni. Chi non usa l'aria condizionata normalmente paga sui 400 baht di bolletta dell'elettricità. Per quanto riguarda internet, ho una connessione qua fighissima, veramente veloce, e pago 700 baht al mese, più o meno 300 mega in download e 150 in upload, qualcosa del genere, ma ci sono anche delle opzioni più veloci, addirittura fino a 1000 mega. E per quanto riguarda il gas, qua non c'è l'allacciamento con il gas, chi vuole cucinare in casa si deve prendere la bombola, noi abbiamo appunto questa bombola per cucinare e quando si scarica ogni 3-4 mesi andare a ricaricare costa veramente poco, circa 200 baht se non erro, qualcosa del genere. Comunque è davvero economica. Per quanto riguarda il mangiare e il bere, allora questo qua è un discorso ovviamente molto ampio ed è molto variabile, nel senso che un conto è se io mangio la cucina locale e mangio riso e pollo e verdure, e un altro conto è se vado al ristorante a mangiare italiano tutti i giorni. Ovvio che il budget è molto molto diverso. E normalmente vi faccio qualche esempio, mi sono presa appunti per darvi un'idea. Un piatto thai preso al baracchino, un piatto locale, vi costa indicativamente 50-60 baht. Una pizza al ristorante vi costa circa 200 baht, come anche un piatto di pasta. Mentre se te la cucini a casa, la pasta ovviamente ti viene a costare meno, però non è economica come in Italia, ok? Perché è importata. Normalmente io e Mua spendiamo dai 500 ai 1000 baht al giorno per quanto riguarda il mangiare, il bere, quindi l'acqua potabile, il mangiare dei gatti e le cose per la casa che possono essere lo shampoo, il detersivo, queste cose qua. Più o meno dai 500 ai 1000 baht al giorno, in due però, ok? Quindi da soli magari, non lo so, sparo un 500 baht al giorno. Potrebbe essere sufficiente, è ovvio che 500 baht al giorno se voi andate a mangiare al ristorante italiano e poi andate a bervi un cocktail fuori e poi andate in discoteca eccetera eccetera, 500 baht al giorno non vi bastano. Mezzi di trasporto, non voglio parlarvi adesso di taxi e tuk tuk perché normalmente chi vive qua non usa questi mezzi salvo alcune occasioni come non so andare all'aeroporto per esempio, qua si usa o l'auto o il motorino fondamentalmente e io non ho la macchina.
Io ho il motorino, io e Mu abbiamo due motorini, sono di nostra proprietà e sono molto economici, a parte la comodità, perché vi direte ma perché non ho la macchina? Io in realtà ho una macchina ma in Italia, non ho la macchina qui perché non ho voglia di passare la mia vita nel traffico fondamentalmente. Quindi noi spendiamo per fare benzina meno di 100 baht e il motorino ha un tipo, l'assicurazione che l'abbiamo pagata 300 baht e quindi veramente è una spesa veramente veramente bassa. Vi posso dire che ho avuto la macchina i primi mesi che ero qua in leasing, pagavo 12.000 baht al mese di leasing e un pieno mi costava più o meno 1.000 baht, quindi facevo 2-3 piene a settimana, erano 2-3.000 baht di benzina. La benzina costa molto meno rispetto all'Italia. Poi la sanità. Allora ragazzi, se venite a vivere qua, per favore fatevi un'assicurazione sanitaria. Non mi interessa quale, come, dove, però qualcosa fatevelo, perché se vi fate male e non avete un'assicurazione e non avete soldi, qua non vi cura nessuno. Io ho la social security, quindi ogni mese verso 750 baht io e 750 baht la società dove lavoro, quindi 1500 baht ed è la quota per la mia social security. Se devo andare in ospedale, tra parentesi ospedale governativo, non l'ospedale privato, posso andare senza problemi perché sono coperta dalla social security. Chi non ce l'ha e ha un'assicurazione privata, ovviamente il discorso varia molto perché dipende se siete più anziani, se avete delle patologie. La mia amica, che bene o male ha la mia età e sta bene, più o meno paga 30.000 baht all'anno per la sua assicurazione sanitaria per stare qua ed è tranquilla. Quindi ricordatevi sempre di mettere un budget per i problemi sanitari. Poi è ovvio che se dovete andare da un dottore, ad esempio qua a Kata c'è un dottore che è il dottor Chusak, dove andiamo praticamente tutti, e una visita lì ti può costare 100, 200, 300 baht. Le medicine non sono care, a meno che non siano cose particolari, quindi comunque una visita non è poi così costosa, una visita normale. Anche i dentisti costano molto meno rispetto all'Italia e posso dirvi che sono bravissimi, qua ci sono un sacco di cliniche fantastiche. E per quanto riguarda altre cose come, non so, un prelievo del sangue, sì, certo, si paga per cifre normali e la cosa bella è che qua puoi fare davvero tutto subito, cioè se tu ti svegli una mattina e dici oggi voglio farmi queste analisi, vai in qualsiasi clinica privata e vi fanno tutto subito, cioè i tempi di attesa sono zero ed è fantastica questa cosa. Un'altra spesa di cui bisogna tenere sempre conto sono i visti, perché vivere qua, non possiamo vivere qua senza visto, serve un visto e normalmente lo paghiamo noi. Fare un visto o rinnovare, quindi estendere un visto, normalmente la tariffa è sempre di 1900 baht e i visti normalmente durano 3 mesi, a meno che non vi facciano un'estensione annuale o il vostro datore di lavoro o voi avete un'azienda o siete sposati, alcune situazioni vi fanno questa estensione annuale che costa 1900 baht. Ma se dovete rinnovare i visti, quindi dovete uscire dalla Thailandia ogni 3 mesi, oltre alla tariffa di 1900 baht del visto dovete pagarvi anche il visa run, quindi il servizio col pulmino che vi viene a prendere a casa, vi porta normalmente, sparo, in Malesia a Penang, dove vi raccolgono i documenti, vi li portano in ambasciata, dormite in hotel 2 notti, ve li ridanno col nuovo visto, riuscite. Normalmente, adesso se non ricordo male, si spendono sui 4-5.000 baht ogni volta, quindi ogni 3 mesi dovete anche fare questo conto. Quindi non è che stare qua è totalmente gratis, abbiamo bisogno di pagarci i visti. E un'altra cosa che io terrei in considerazione è di avere dei soldi via per fare un viaggio in Italia almeno una volta all'anno. È facoltativo, però tenete conto, anche se ovviamente non è obbligatorio, di un biglietto aereo che può costarvi 600-700 euro all'anno. Bene, queste più o meno sono le spese fisse. Io mi ero già fatta 2 conti, adesso vi leggo più o meno quanto spendo in un mese indicativamente. Abbiamo messo l'affitto 13.000 baht, bollette 2.500 baht, la benzina, l'assicurazione sanitaria, cibo, acqua, piccole cose per la casa, per andare a spendere un totale di circa 35.000 baht al mese. Quindi stiamo parlando più o meno, dipende dal cambio, di 1.000 euro al mese, un poco più di 1.000 euro al mese. Quindi bene o male io per vivere qua spendo 1.000 euro al mese di cose essenziali.
Quindi ho tolto, non so, l'abbigliamento, la tecnologia, quelle sono cose, spese extra che non potevo andare ad includere perché ognuno è diverso e il video sarebbe finito domani mattina. Ho parlato prima con la mia amica che vive qua e anche lei ha fatto due conti per me e per voi, per informazione, anche lei mi ha detto che bene o male spende di spese fisse 1000 euro al mese. Quindi secondo me qua con 1000 euro al mese potete vivere non una vita super figa, ma non vivete neanche come i poracci. Poi ripeto, se uno vuole vivere qua con un budget molto limitato, non so, 500 euro al mese, è ovvio che non può affrontare uno stile di vita, diciamo, proprio comodo, però nessuno ve lo impedisce. Magari qualcuno vuole fare un viaggio un po' più lungo, stare qua 2 o 3 mesi e perché no? Magari ti adatti un po' di più alla cultura locale, vai a vivere in una stanza senza aria condizionata, mangi mamma noodle e riso ed ecco che puoi benissimo stare qua con 500 euro al mese. Però mi domando se sia un vivere o un sopravvivere. Comunque è una scelta personale, ognuno può fare quello che vuole. Io sto solo dicendo che secondo me sotto i 500 euro è abbastanza impensabile. Tra i 500 e i 1000 euro bisogna tirare un po' la cinghia, però ce la si può fare. 1000 euro si sta normali, dai 1000 euro in su si inizia a fare una vita un po' più di lusso, diciamo, lusso, una vita con un po' più di benefit. Magari si può mangiare un po' di più al ristorante italiano, si può andare a bere fuori, andare in discoteca. Adesso io concludo dicendo anche una cosa: io non sono una che esce la sera per scelta, non è una cosa che proprio non mi piace, non mi interessa. E sono una donna abbastanza atipica, non mi compro quasi mai vestiti e i soldi che ho li metto via per futuri investimenti e progetti o li spendo in tecnologia. Il mese scorso, per esempio, mi sono comprata il cellulare nuovo, ho speso un sacco di soldi, però a me va bene così perché lo uso per lavorare e per me è una forma di investimento. Altre cose come, non so, avere la casa di proprietà, una macchina, qua al momento le vedo più come una forma passiva, diciamo. Questa è la mia scelta di vita al momento, vi prego di non giudicarla, io sto bene così, sono contenta, per favore non scrivetemi poraccia o te la tiri, cose del genere, per favore rispettatemi. Questo video è per aiutare chi vuole venire a vivere qua, non per sentire giudicate le mie scelte economiche, per favore. Per il resto mi auguro che questo video vi abbia un pochino aiutato, però se avete delle domande come sempre me le potete fare qua sotto nei commenti e vi rispondo, oppure potete seguirmi su Instagram Giulietta Manitero di Volo, perché così potete rimanere sempre aggiornati su quello che faccio bene o male tutti i giorni qua a Phuket. Se vi è piaciuto il video vi chiedo di lasciare un like e iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto e ricordatevi di attivare la campanella così potete ricevere tutte le notifiche. Bene, direi che abbiamo finito. Scusate ancora per il mio stile Donald Trump oggi, ma ho preso un po' troppo sole, vi chiedo davvero scusa. Ci vediamo presto, molto presto, in un prossimo video. Ciao, un bacio. Muah!